Bentrovati, buon sabato, soprattutto bentrovati. Siamo in pieno settembre, ricominciano appunto le recensioni dopo un periodo di pausa e si riprende a pieno regime. Oggi abbiamo una recensione di saponificio Varesino Desert Vetiver, o più comunemente Desert Vetiver. Almeno così si sente, no? Desert Vetiver. Abbiamo la linea completa, quindi linea completa con AS, sempre ricca la produzione di saponificio Varesino. Avevamo testato durante l'estate, Qbebe, con pepe che non mi ricordo di dove era, comunque era un paese intorno all'Indonesia, no? Il Qbebe. Ho perso un pezzo della confezione. Il saponificio, consigli per l'utilizzo, formulazione beta, la storia, eccetera, eccetera. Una piccola brochure, no? All'interno della confezione che spiega appunto ciò che noi andiamo a vedere adesso. Allora, Desert Vetiver, nella sua confezione sempre metallica, il tappo non ho mai capito se è di plastica o di alluminio, però a me sembra plastica, me lo stavo mangiando per verificare. Dove all'interno viene questo scrigno prezioso, cioè la famosa saponetta, di Varesino. Che io uso rivoltare uno per salvaguardare il marchio all'interno del sapone, ma la cosa più importante è che se viene stipato in questa posizione gli oli tendono a scendere, no? Quando è stoccato. Allora io quando apro la confezione lo rivolto e mi trovo gli oli quindi in sospensione. Cosa fondamentale da fare prima di parlare di qualsiasi cosa e mettere l'acqua bollente all'interno della confezione di Varesino, e quindi lo andiamo a fare. Gli andiamo a mettere una dose di acqua bollente in modo da andare a lambire la superficie della saponetta, fino a lambire la superficie della saponetta. Attenzione quando si mette l'acqua bollente di tenere una salvietta sotto perché vi ustionate, perché essendo in metallo chiaramente trasmette le informazioni, di temperatura. Così attendiamo. Attendiamo che si sciolgano gli elementi. Ecco, contenuti nella preparazione di saponificio Varesino. Questa volta Desert Vetiver. Qui abbiamo un inci sempre più ricco di Varesino, sempre più ricco ma addizionato addirittura di olio di dattero del deserto, che lo vedremo, vedremo le sue caratteristiche. Non è che uno si alza la mattina e dice: ah, adesso mi rado con il sapone con all'interno l'olio di dattero del deserto, no? Non è così comune, come non sono comuni neanche le proprietà di questo olio. Ma ciò che stupisce di più sempre di saponificio Varesino è appunto questa sua caratteristica olfattiva di mantenere sempre all'interno del bouquet, della piramide, diciamo così, delle note, comuni, note comuni che si riaffacciano sempre a quella per esempio di 70° anniversario,
c'è questa fragranza ridondante che arriva. Allora, è sempre un rito vedere trasformarsi l'acqua in sostanza più fluida e arricchita degli elementi. Allora, pennello ben strizzato, andiamo a verificare l'utilizzo di saponificio Varesino Désherbe Vetiver. In questo caso abbiamo The Duke nella forma 3, quindi nella sua massima grandezza. Pure Badger è il tipo di tasso. Vado a raccogliere tutta l'acqua, o quasi tutta, perché comunque ce n'era parecchia, e carico il pennello per 20-30 secondi, che secondo me sono anche tanti. Una volta raccolta tutta l'acqua, non ce n'è praticamente più, non ce n'è più, ho raccolto tutto, quindi sarà un montaggio piuttosto ricco, umido, wet, come wet shaving. Bagnato il viso, vado a distribuire saponificio Varesino sempre un rito utilizzare l'hard soap. Ricordiamo appunto saponificio Varesino essere un'eccellenza italiana. Un po' caro, eh? Note di vetiver vengono al naso molto, è il ricordo di 70° anniversario. Montaggio molto ricco. L'acqua presente nella confezione era in discreta presenza, eh? Bel montaggio comunque. Umido. L'azione è piuttosto penetrante all'interno del pelo.
che crea appunto una superficie di appoggio per la lama del rasoio, viene sollevato il pelo. Io direi che il montaggio può anche bastare. Pennello completamente intriso di saponificio varesino. Vorrei verificare quanto si asciuga. Il sapone, innanzitutto, il montaggio è piuttosto grasso. Non viene neanche via facilmente dalle labbra. Asciughiamolo un po'. Accelerare un po' le procedure, da simulare, no? Quando ci si rade, ora che uno si rade tutto il volto, passa un po' di tempo, no? Così con l'aria forzata andiamo a verificare la superficie del montaggio, eh? Fatto più interessante è la penetrazione del soap, del lard soap. Nonostante sotto il flusso d'acqua, nonostante il flusso d'acqua, non viene via facilmente. Quindi la superficie del montaggio può venire via, ma quello che interessa a noi è il sottostante. E ce l'abbiamo. Abbiamo materiale sottostante che rimane a contatto con il pelo e quindi ci protegge. Secondo montaggio per verificare la discesa della lama sulla pelle. Andiamo a fare la prova dell'unghia, appunto, con l'unghia. Rimane sempre il pelo
a contatto con il montaggio e quindi crea protezione. La profumazione è complessa, di questo varesino, sempre più complesse le. Cioè, stratificato veramente il triangolo olfattivo, la piramide olfattiva è complessa, si sprigiona in diversi periodi, ben distinti, certo. Qui si va dall'agrume anche, c'è cioè una punta di agrume. Arancia o pompelmo che sia, si distingue chiaramente. Intanto ho lavato la confezione di vetiver. Adesso un'azione un po' più complessa sarà quella di andare a pulire il viso. Dal soap. Qui farò prima ad utilizzare una salvietta umida e a risciacquare successivamente perché altrimenti diventa un problema, eh. Così si fa molto molto prima. Poi posto. Una salvietta asciutta e siamo pronti per arrivare uno all'utilizzo anche di aftershave, saponificio varesino Dissert Vetiver. Spesso dimentico quello che sto facendo, sono talmente concentrato che magari questo è un. Con l'avanzare dell'età chiaramente si sono fatte più cose, non si hanno più 20 anni, no? Quindi uno si ricorda magari cose di 20 anni fa, no? Vediamo Dissert Vetiver con questo foro all'interno della confezione dell'after che permette di non rovesciarselo tutto addosso. Allora, un vetiver secco, non ha niente di dolce, ma proprio una punta, è proprio secco. Avete presente l'Extra Brut? Ecco, è così che il Brut, parlo di vino, il Brut. Ha un filo di dolce, l'extra brut non ce l'ha. Ecco, questo è extra brut, se può interessare, come note di vetiver, potente, lenitivo comunque, nonostante non abbia fatto la rasatura e chiaramente si sente il trattamento sulla pelle. Qui abbiamo note di incenso. Pepe, persino delle note di cubebe, si sentono, Si evolve sempre di più, quindi la fragranza di Varesino si arricchisce. Con
Lard soup è preferibile utilizzare il pennello in tasso. Non che il sintetico non vada bene, per carità, va bene, ma come preleva il tasso, come indice di capillarità del tasso, non ce n'è. È chiaramente un pelo animale. Preleva più umidità di un sintetico. La capacità del sintetico è quella di incorporare montaggio e acqua. Però l'acqua non può entrare all'interno per capillarità all'interno del pelo sintetico, mentre invece nel tasso, essendo un pelo animale, chiaramente l'umidità entra proprio all'interno del pelo stesso e la stessa cosa si porta dietro il montaggio, no? Sapone. Quindi è preferibile utilizzare il pelo in tasso. In questo caso un Pure Badger ultra rodato e che quindi mantiene un backbone molto sostenuto. Le punte si sono ammorbidite comunque, eh? Se prendete un Pure Badger comune vi scorticate un po' la pelle. Che cosa dire di questo dessert vetiver? Allora, è caro, nota dolente, è cara, è un brand che si fa pagare. Si fa pagare, restituisce però delle rasature non comuni e che dire, è abbastanza esclusivo. Come hard soap, e del resto in Italia non abbiamo aziende che fanno hard soap, o comunque ce ne saranno anche, qualcuno l'abbiamo provata. Saponificio Varesino è quella che emerge e si scontra addirittura sul mercato estero con la concorrenza, che può essere quella inglese, per esempio. Anche se devo dire che gli hard soap inglesi con la tripla pressatura, come quella anche di saponificio Varesino, Triple Mild, o come si dice? Triple Milled, eh? Tripla pressatura. Bene, cari amici, proveremo questo dessert vetiver nella rasatura che facciamo domenica, come al solito. Quindi io vi auguro buona giornata e passatela bene e riposatevi. Ciao da Mauro dal canale della rasatura del Neofita.